Ben ritrovati e ben ritrovati sul canale, carissimi amici, carissime amiche, carissimi viandanti, insomma, carissimi tutti, eh? Di nuovo benvenuti a tutti quanti con affetto e calore da Simonetta. Dunque, dedico questo lavoro ovviamente a tutti voi, questo è poco ma sicuro, e chi ascolta il video si riconoscerà. Lo dedico in qualche modo, in modo particolare, come si suol dire, a un amico della bellissima Sicilia che, diciamo, mi ha chiesto un rimedio, eh? E io gli ho detto va bene, te lo insegno. Ce ne sono tantissimi che sono sconosciuti. Nel senso che non appartengono alla nostra cultura europeizzata e penso di poterti aiutare, ma allo stesso modo, come lo dedico al caro amico della bellissima isola chiamata Sicilia, lo dedico a tutti voi in qualunque parte vi troviate, Italia o estero. Allora, guardate, questo lavoro è un lavoro della magia sigana, quindi magia degli antichi zingari, un lavoro estremamente, anche questo, straordinario, veramente una roba straordinaria. Anche qui, con una semplicità di esecuzione, una forma di nuovo di costo quasi zero, si potrebbe dire. È un risultato assolutamente evidente. Questo si chiama così, è un bagno, quindi vi sto insegnando a fare un bagno perché la cultura dei bagni, sia appunto di trasmutazione, cambiamento, purificazione, attrazione, di qualunque cosa, e ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze. È una cultura che si sopravvive in molti posti, in Brasile sicuramente, in Latino America, ma anche ovviamente in Africa, eccetera, eccetera. Ma in molti paesi è andata a scomparire. E invece i bagni sono importantissimi. Sono importantissimi. Quindi i nostri bisnonni trisabili lo sapevano perché li facevano questi bagni, magari con altre cose, con altre dinamiche, con le erbe, quello, quell'altro. I bagni sono importantissimi. Allora, bagno di trasmutazione. Perché? Perché si va a trasmutare una situazione negativa in positiva. Quindi ovviamente la dinamica del rovesciare la vostra sorte, la vostra situazione. Inoltre questo bagno, logicamente, cosa va a fare? Va a purificarvi, va a pulirvi astralmente, spiritualmente e di conseguenza questo effetto si va a riflettere nella vostra vita materica, nella nostra vita comunque quotidiana, materica, nella nostra vita, diciamo, pratica, perché ovviamente ciò che sta in alto, ecco, è uguale a ciò che sta in basso e viceversa. Per fare questo bagno, è meraviglioso, che poi tra l'altro, oltre a purificarvi, cosa fa? Vi va ad aprire le strade chiuse. Le strade del successo in qualunque vostra impresa che magari tentate, ritentate e si blocca di continuo oppure non va mai a buon fine. Quindi dinamica del successo, dinamica della cosiddetta sorte, della fortuna, si va a riaprire il campo della fortuna, dinamica della riapertura del campo finanziario. Quindi credo che vi possa essere assolutamente gradito. Dinamica della riapertura, anche del benessere, della salute, se vogliamo, comunque del benessere psicofisico. Quindi abbiamo un sacco di azioni veramente, veramente importanti, veramente vitali.
Quindi vale la pena di imparare anche questo lavoro, questo bagno. Allora, vi chiedo, come vi faccio sempre in questa auletta, di mettere un attimo in pausa, di reperire un pezzetto di carta o il vostro blocchetto, quadernino. Ci sono amici e amiche che mi dicono: guarda Simonetta, che io i rituali me li scrivo tutti via via, quindi si fanno il loro grimorio, e a me fa molto piacere, naturalmente. Quindi, per favore, adesso vi prendete una pennina, un pochino di carta, che vi devo dettare una formula per attivare questo lavoro, e che dovete ovviamente dire in un certo modo. Non è niente di difficile, però dovete scriverla. Quindi mettete in pausa e poi ovviamente poi vi trascriverete queste parole. Andiamo avanti, andiamo a illustrare quello che serve. Già un po' lo vedete, è estremamente semplice, estremamente economico. Allora, partiamo intanto da recuperare comunque un recipiente per creare il nostro bagno. Ora io adesso al volo ho preso una insalatiera. Potete prendere anche una pentola, una pentola, perché poi questo contenuto che prepareremo ce lo portiamo in bagno, cioè nel bagno proprio, nella vasca, se fate appunto il bagno, oppure nella doccia, logicamente. Quindi questo contenuto poi ve lo prendete e ve lo portate nel vostro bagno. Quindi recipiente, diciamo, tipo ciotolone, oppure anche comodamente una pentola per creare il bagno. Servirà dell'acqua tiepida, acqua morna si dice, acqua tiepida. Io ora qui non l'ho messa perché giustamente va da sé che vi immaginate cos'è l'acqua tiepida. Nella ragione, diciamo così, di un paio di litri, un paio di litri. Quindi si misurano o a occhio, se avete l'occhio, oppure niente, prendete una bottiglia di quelle dell'acqua in bottiglia, imbottigliata, e la misurate così, la quantità. Non è difficile assolutamente. Se avete una caraffa graduata, uguale, insomma, più o meno, poi comunque si ragiona di una quantità di almeno 2 litri, non di meno di 2 litri, non di meno di 2 litri di acqua tiepida, quindi né fredda e né molto calda, tiepida. Poi bicarbonato di sodio, bicarbonato di sodio, chiave del nostro lavoro. Una candela bianca, una comunissima e normalissima candelina bianca a palito, cioè a stilo, che poi fisserete nel piattino, nel portacandela, in quello che vi pare, e accenderete durante la preparazione del bagno. In questo caso io non la vado ad accendere perché presumo che capite ovviamente il senso. Però serve una candela bianca come offerta di luce e come non mi viene la parola, scusate, energizzazione, energizzare, dare energia, dare luce al nostro lavoro, tramite le nostre guide che sempre sono con noi. La fede, ricordate, muove le montagne e non siamo mai soli. Non siamo mai soli. Anche se ci sentiamo spesso soli, questo sì, questo ve ne do atto, ma non lo siamo. Allora, poggio un attimo la candela. Altro ingrediente, questo potrebbe anche essere facoltativo, come vedete, è la bottiglietta dell'acqua benedetta, l'acqua santa. Quindi, acqua benedetta.
Naturalmente va da sé che questa la reperite nella vostra parrocchia, nella chiesa a voi più vicina oppure nella chiesa dove andate, se già non l'avete in casa, chiaramente. Altrimenti, se non c'è acqua benedetta, prendete una bottiglina dietro con voi, anche per dire, può essere pure una bottiglietta di queste, e vi recate in una chiesa che ha le acquasantiere, che dovrebbero essere a questo punto, passato il Covid e tutto il resto del Carlino, piene, e immergete un attimo e tirate fuori un po' di acqua benedetta. Oppure, se c'è il parroco, ve la fate benedire. Portate una bottiglietta di acqua, ve la fate benedire dal parroco. Questo utilizzo dell'acqua benedetta è, diciamo, facoltativo. Chi si sente di aggiungerla, la aggiunga. Chi si sente di non aggiungerla, non la aggiunga. Avrete comunque un risultato ugualmente. Però, chiaramente, qualunque sia il vostro credo, la vostra fede, fatelo con grande rispetto, con grande spiritualità interiore, perché comunque sia, questi sono requisiti essenziali per attivare energeticamente la forza trasmutativa e anche la forza che vi va appunto a portare il benessere, vi va a portare il successo quando tutto è bloccato, vi va a riaprire il campo finanziario, il campo della fortuna, quello chiamatelo come vi pare, il campo anche di stare meglio, di avere un altro livello energetico, eh? Quindi vedete quanti doni ci può dare questo meraviglioso bagno e diciamo grazie alla tradizione e alle anime degli antichi sigani, degli antichi del povo sigano. Allora, come si fa questo bagno? Si fa in qualsiasi lunazione, non importa la calante, non importa la crescente. Non importa la piena, la lunazione è assolutamente ininfluente. Si fa quando ne avete bisogno, quindi quando avete la necessità di farlo. Si inizia quindi in questo modo. Vi dico una piccola cosa. Possibilmente fatelo la sera, in prossimità, diciamo, di andare a dormire, perché avrà un'azione ancora più, incisiva. Poi, se non potete, fatelo di pomeriggio, fatelo di mattina, per carità, avrà sempre ovviamente un'ottima ed evidente azione. Ma se potete, il mio personale consiglio, perché tutto qui è sperimentato, non è che è improvvisato, è possibilmente fatelo la sera prima di andare a letto. Va bene? Adesso andiamo comunque prima di far vedere come si appunto mistura tutto il resto. Andiamo col famoso pezzettino di carta e andiamo a scrivere questa formula di attivazione. Scrivete così: che questa acqua trasmuti tutta l'energia negativa in positiva affinché io possa avere successo, prosperità, salute, stabilità, denaro e ogni cosa buona. Così sia, così sia, per 3 volte. Rileggiamo un attimo. Che questa acqua trasmuti tutta l'energia negativa in positiva, affinché io possa avere successo, prosperità, salute, stabilità, denaro e ogni cosa buona. E poi 3 volte, così sia, così sia, così sia.
Ok? Questa formula di attivazione o preghiera o congiuro va detta sopra il bagno, cioè sopra la preparazione, 9 volte consecutive. 9 volte consecutive. Va bene? Allora, mettiamo che siamo pronti per fare il nostro meraviglioso bagno, che ci va a sbloccare, che ci va a purificare, che ci va a aprire finalmente via via le strade a quello che ci manca, tutto quello che vi ho accennato. Prendete il vostro recipiente, prendete appunto, aprite comunque l'acqua tiepida. Cosa fate? Per prima cosa mettete 3 cucchiai da minestra di bicarbonato di sodio dentro il recipiente. Poi misurate una quantità di 2 litri, 2 litri e mezzo, cioè non è che poi siamo fiscalissimi, comunque non meno di questa quantità di acqua tiepida e andate a praticamente a riempire o quasi il recipiente con questa acqua tiepida e con un cucchiaio, oppure se volete potete usare anche la vostra mano, che va benissimo perché dalla mano esce molta energia, molto esce. Andate a far sciogliere tranquillamente il composto. Se volete, poi aggiungete un qualche goccia di acqua benedetta. Scusate, nel frattempo va da sé che avrete acceso la candela bianca, quindi accendete la candela bianca e poi iniziate il lavoro. E questa candela bianca, che fisserete ovviamente bene per sicurezza, non è che poi la spegnete, la lasciate andare finché non si spegne da sola, anche quando avete finito di fare il bagno. Quindi mettiamo i nostri 3 cucchiai di bicarbonato nel recipiente, aggiungiamo la nostra acqua tiepida, eventualmente aggiungiamo un pochino di acqua benedetta e con il cucchiaio, oppure io preferisco con la mano, sinceramente, quindi con la vostra mano andate a far sciogliere mescolando, mentre logicamente recitate il congiuro, quindi che questa acqua trasmuti tutta l'energia negativa in positiva affinché io possa avere successo, prosperità, salute, stabilità, denaro e ogni cosa buona. Così sia, così sia, così sia, 3 volte. E questa, diciamo, preghiera o congiuro, la ripetete mentre mescolate 9 volte. 9 volte. Ok? Fondamentalmente è molto semplice. Una volta che avete fatto tutto, probabilmente si sarà logicamente anche dissolto bene il bicarbonato nell'acqua, è arrivato il momento di andare nel bagno o nella doccia. Eccoci qua. Vi fate un bagno o una doccia normalissima, quindi famoso bagno normale, igienico, con sapone, col vostro bagno schiuma, bagno doccia, come vi pare. Quindi vi fate questo lavaggio normalmente. Vi sciacquate accuratamente e prendete poi, una volta che vi siete sciacquati, ovviamente sarete sempre nudi, in piedi probabilmente perché è la posizione più comoda, prendete questo recipiente già attivato di questa acqua meravigliosa e udite, udite, popolo, partendo dalla testa. Dalla testa, non dal collo in giù, ma partendo dalla testa, quindi ne consegue che anche i capelli si bagneranno. Quindi
Quindi, carissimi e carissime, è lo scotto, tra virgolette, da pagare. Ora io ci rido sopra perché poi, insomma, i capelli si asciugano, eh? Cavolo. Quindi, partendo dalla testa, dall'orì, come si dice in lingua africana, cominciate a farvi colare giù questo liquido dalla testa lungo tutto il corpo. Piano piano, con tranquillità, con serenità, vi fate colare questo liquido. Non vi risciacquate, non vi risciacquate. Semmai, ovviamente, potete uscire chiaramente dalla doccia, non è che rimanete lì. Vi potete tamponare, questo sì, con un telo o con un asciugamano, con il vostro accappatoio ben pulito, mi raccomando, usate per favore un asciugamano o un telo o un accappatoio, se possibile fresco di bucato, ben pulito per fare questa operazione. Quindi vi asciugate, vi tamponate i capelli, poi ve li metterete in piega se siete donne, oppure fate come me, che io vado in giro con 3 metri di capelli allo stato brado perché mi piace. Chi non ha capelli è quello più avvantaggiato di tutti. Però ecco, ora scherzi a parte, questo composto non deve essere risciacquato. Quindi questo significa che deve rimanere sulla vostra testa e sul vostro corpo per almeno 24 ore. Poi il giorno dopo, se vi va di rifarvi uno shampoo, una doccia, allora lo fate, ma per 24 ore perlomeno, evitate di fare lavaggi, perché è chiaro che questa energia deve rimanere un po' di tempo a contatto sia con la vostra cabeza, che sia fornita o meno di capelli, sia con tutto il vostro corpo. Così, semplice, semplice così. Altro consiglio che vi do: vi ho detto di farlo logicamente al bisogno, all'occorrenza, e questo ovviamente è logico e chiaro, perciò non contano né i giorni, non contano le lune, minimamente, conta magari l'accorgimento di farlo prima di andare a letto, diciamo che c'è un'azione un pochino più forte da questo punto di vista. Chiaramente la candela ve la terrete ben fissata in un tavolino dove avete preparato il bagno, potete tenerla dove volete questa candela, però l'importante è che me la fate finire. Poi i residui potete buttarli l'indomani tranquillamente anche via, anche nella comunissima spazzatura. Poi, se volete gettarli nella natura, o meglio nell'erba, nel giardino, nell'orto, va bene lo stesso, nessun problema. E vedrete che la vostra energia e le situazioni vanno a trasmutare, vanno a trasmutare. A chi accadrà prima o istantaneamente o giù di lì, a chi ci vorrà qualche giorno in più, ma vanno a trasmutare e le cose vanno a cambiare e voi vi sentite meglio e le cose bloccate cominciano a sbloccarsi e le situazioni bloccate a livello finanziario, lavorativo, quello o quell'altro, cominciano a riaprirsi. Altra cosa interessante da farsi con questo bagno qua, proprio con questa ricetta qua, con questa dinamica qua, è quello che potete farlo come regolare abitudine, non solo al bisogno, ma ogni fine settimana, cioè per dire, la domenica sera, per dire, la domenica pomeriggio, domenica sera, oppure l'ultimo giorno del mese, per quale motivo? Perché c'è il simbolismo della trasmutazione, in quanto
se lo fate appunto anche per una forma di incremento dell'energia, del mantenimento dell'energia positiva la domenica sera, questo significa iniziare, significa nel simbolismo un reinizio di settimana rinnovato. Se lo fate come abitudine, l'ultimo giorno del mese vuol dire che inizierete il mese successivo in modo favorevole, in modo purificato, in modo fortunoso e tutte le cose positive che appunto questo rito in forma di bagno vi andrà a portare. Quindi, come vedete, carissimi e carissime, è una cosa stupenda. Potete farla, penso, tutti quanti. Qui non c'è nemmeno da portare via materiali, non c'è da comprare cose particolari, eccetto il bicarbonato, eccetto una candela bianca per le nostre amate guide spirituali, E poi, come vi ho detto prima, chi lo desidera, chi se lo sente interiormente, aggiunga anche dell'acqua benedetta, un pochino di acqua benedetta. Questo è quanto. Quindi, carissimi e carissime, fate uso proficuo di questo bagno a partire dal momento del bisogno e poi anche come proprio buona norma, buona regola, il fine settimana, cioè io vi ho detto la domenica sera o domenica pomeriggio, perché è il preludio a un reinizio nuovo, quindi lunedì ricomincia un ciclo, ovviamente, oppure, ovviamente, ogni fine del mese, l'ultimo giorno del mese, in quanto preludio del reinizio di un altro ciclo, quello del mese successivo, ovviamente all'insegna sempre di ottimi auspici di protezione, purificazione, di ottima sorte che finalmente entra a migliorare la vostra esistenza, la vostra vita materiale e spirituale. Carissimi e carissime, spero di essere stata chiara, altrimenti riguardate il video tranquillamente. Vi ringrazio di nuovo di essere sempre in mia compagnia, vi ringrazio per la vostra presenza, semplicemente vi ringrazio e basta. Da Simonetta un grande abbraccio, tanto ashè, motumba ashè, oppure quello che per voi configura un grandissimo augurio, e ricordatevi, mettete in pratica, perché la pratica è la regina poi di tutte le teorie, perché basta fare a volte un passo, mettere in pratica e andare avanti per vedere, per constatare i risultati di ogni operazione spirituale. Vi mando un grande bacione, un grande abbraccio e ovviamente al prossimo video.